sognano una vita nuova, sperano che l'incubo sia finito, sperano che tutto quello di sbagliato fatto in passato venga cancellato, sperano che una volta uscite da quella porta blindata che li divide dalla libertà, possano respirare l'odore del mare, farsi accarezzare dal vento e riabbracciare i loro figli. Sanno di aver fatto degli errori nella vita, hanno pagato il loro conto con la giustizia ed ora vogliono solo ritornare a vivere, ma dal lato della legge, del giusto. Per un giorno possono sognare, per qualche ora si riappropriano di loro stesse, della loro femminilità, della loro bellezza persa dietro le sbarre. Per un giorno sono modelle e sfilano in passerella. Sono le recluse del carcere femminile di Pozzuoli che hanno partecipato alla terza edizione di È Moda, organizzato dalla PEP Academy. La terza esperienza che mi hanno data, spero che continuerò anche fuori a queste mura, perché è un proseguo che mi piacerebbe dare una prova a me stessa e continuare nell'ambito della moda. Quando i tuoi familiari ti vedono sfilare, che cosa pensano? È una cosa emozionante, soprattutto in questo luogo, dare questa opportunità. Tu che provi? Io? Mille sensazioni. Brividi. Sì, una cosa bella. Quindi quando uscirai la moda potrebbe essere... Sì, perché no? Ci proverò. C'è un altro mondo, un'altra opportunità per te fuori a quella porta di ferro. Sì, questo sarebbe uno dei tanti. Susanna, oggi sfilerai qui in un posto particolare, un carcere purtroppo. Tu non sei italiana, sei dominicana. A breve ritornerai alla libertà, quella che forse ti è mancata in questo periodo. Che cosa proverai in questa sfilata? Che cosa hai provato durante le prove? Ho provato una sensazione a parte di libertà, poi tanto per non pensare altro, ci fa imparare tanto, ci fa riflettere tanto, anche in un domani, per avere un'altra scelta nella vita. Che cosa hai perso oltre alla libertà quando sei entrata in queste mura? Si perde tanto la morale. In senso proprio nella famiglia particolarmente, però quando esco voglio fare di meglio. Voi siete, diciamo, voi straniere non ne siete tante, il rapporto con le italiane, con quelle italiane napoletane che stanno qui, come è stato il rapporto? Bene, non c'è differenza, ci trattiamo tutti uguale. Se dovessi fare un appello alle persone che potrebbero fare errori nella vita, che cosa gli diresti? Penso che non vale la pena, perché oggi puoi avere quello che vuoi e domani puoi perdere tutto, iniziando dall'affetto familiare a prescindere. Anna Paparone ama chiamarle cucciole, sono diventate le sue allieve, qualcuna sicuramente, la rivedremo in passerella. Le mie cucciole, io così le chiamo, perché sono ragazze che in questo mese e mezzo hanno fatto un corso di portamento e ha reso possibile questo meraviglioso evento a cui io credo molto, perché è vero che oggi noi sfiliamo, però ognuna di loro per me ha la possibilità di riscattarsi un domani. Io alcune di loro già sono inserite nel mio parterre, quindi nella mia accademia, e per me è un orgoglio, perché io credo che nella vita chi sbaglia può comunque in qualche modo anche avere una seconda opportunità. La convivenza non è facile, gestire 150 detenute non è semplice. Per loro ci sono progetti e iniziative per il reinserimento sociale, come spiega la direttrice del penitenziario femminile Stella Scialpi. È un momento di libertà, di contatto con operatori esterni particolarmente motivati, con cui si confrontano e portano avanti un lavoro che poi ha, diciamo, il suo esito in questa sfilata di oggi. E che loro vivono con molto entusiasmo, perché chiaramente la moda è tipicamente femminile, e quindi se può esaltare una femminilità che ovviamente in carcere rischia di essere penalizzata, viene vissuta come qualcosa di molto entusiasmante. C'è speranza per queste ragazze? Sì, io penso proprio di sì. Molte di loro sono persone che hanno fatto questo percorso di cui parlavo, di autocritica, di profonda autocritica e di presa di coscienza, e
penso che alcune di loro potranno tornare a pieno titolo nella società. Tra musica e cabaret hanno trascorso qualche ora, dove ad essere protagoniste in positivo sono state proprio loro, e con loro due artisti d'eccezione, il cantautore Gigi Finizio e il comico di Made in Sud Pasquale Palma. Il motto è quello, no? Voglio dire la libertà, quindi la musica si presta con le sue emozioni a tutti gli eventi sociali. Io sono molto contento di essere qui per dare la mia essenza, questa è la cosa importante. Una canzone che secondo te si avvicina a questo mondo? Beh, fammi riprovare, è un po' il mio motto, quindi lo regalo a loro. Riprovare è importante nella vita. Il nostro compito ed è anche un onore, perché penso che portare un po' di comicità, un po' di allegria in momenti e in situazioni come queste sia una cosa più bella del mondo. Io sono felicissimo, voglio che loro stanno buoni, perché se stanno buoni andrà tutto a posto. Sono veramente onorato e anche un po' emozionato, credetemi, veramente. Sono state truccate come delle vere modelle dalle giovani allieve della scuola Art Studio, dirette da Teresa Pietro Paolo. Le nostre allieve hanno rappresentato è un inno alla libertà, e alla libertà rappresentata sia per queste ragazze oggi che sono modelle per un giorno, e anche la libertà per noi che rappresentiamo le persone libere, ma che comunque alla fine non lo siamo neppure. Quindi c'è il gricine che rappresenta un po' i campi flegrei, un fiore che è abituato ad arrampicarsi, quindi all'arte dell'arrangiarsi del nostro popolo. Abbiamo il mare, la libertà del mare, come potete vedere è stato rappresentato senza nessun ingorgo, neanche una barca, solo con rondini. Le grate che si aprono per queste donne che un giorno saranno libere come lo siamo noi. Hanno perso la libertà, non hanno visto crescere i propri figli, hanno perso la nascita dei loro nipoti, ma sono pronte a recuperare il tempo perduto ritornando ad essere donne libere. Certo, sì, è così, ha detto giusto, proprio aria di libertà. È una bella soddisfazione per noi che ci regalano a fare queste sfilate. Pure che sono grande di età, però è molto bello partecipare a questa cosa con delle compagne, delle persone meravigliose. Lei è, diciamo, in questo carcere da un po' di anni, tra un po' uscirà. Un messaggio che potrebbe dare alle altre persone per evitare che finiscano dietro le sbarre? Di guardare sempre avanti, di non farsene convolgere da nessuno, perché la vita è bella, la libertà è bella, e quindi non vale la pena dare degli anni in un posto oscuro. Lei cosa ha perso oltre alla libertà quando è entrata in questo carcere? Ho perso la nascita di mio nipote, la cosa più bella che mi sono persa è quella, la nascita di mio nipote. Ci sono tante persone in questo carcere, anche di etnie diverse. Qual è l'interazione con loro? Cioè, andate d'accordo, siete tutti quante unite per attendendo di scontare la pena? Si va avanti e cercare di andare d'accordo, perché ci sono parecchie persone che non sono italiane, noi italiane, per cui nascono i diverbi, per cui è una convivenza un po' forzata. Oltre alla libertà, cosa ha perso negli anni di detenzione? In tutti questi anni, di stare vicino ai miei figli, è una cosa più importante.